Ciao a tutti, sono Matteo del gruppo Brandini. Oggi andremo ad effettuare una consegna virtuale di una 500X. Questo nostro modello è un modello sport. Nell'equipaggiamento della vettura vengono fornite due chiavi, quella base di tipo meccanico, la principale all'apertura chiaramente con comandi a distanza. La chiusura avviene premendo sul Fiat, sul simbolo, l'apertura sul tasto sotto. Così come le portiere, anche il bagagliaio viene aperto direttamente dal telecomando che vi ho fatto vedere, premendo due volte, mi raccomando. Questa è l'apertura del bagagliaio. Andiamo a vedere nello specifico, quindi non trovando la ruota, troveremo innanzitutto l'equipaggiamento di bordo per legge, giubbottino, catena infrangente e triangolo. Per ottenere più spazio nel bagagliaio possiamo andare a rimuovere la cappelliera semplicemente togliendo il tappino e qui è tipo scatto, va bene, e tirando in avanti. Possiamo abbattere le due sedute posteriori, vengono abbattuti semplicemente tirando la levettina che trovate di lato. Per quanto riguarda il rifornimento lo facciamo dal tappo che trovate sulla destra, quindi dalla parte del passeggero. Una cosa importante: non c'è nessuna leva da sbloccare internamente, il tappo si apre direttamente dall'esterno e, cosa ancora più importante, si apre sia con la macchina aperta, sbloccata, sia con la macchina chiusa. La seduta lato guidatore può essere regolata in altezza con la leva più lunga che trovate, quindi questa qua. La levetta più corta regola invece, tirandola in su, lo schienale. Per spostarsi avanti e dietro potete regolare il tutto con la manovella che trovate sotto. L'apertura del cofano avviene tirando una leva che troverete sulla parte sinistra in fondo sotto il volante, ovvero qua. Tiriamo e sblocchiamo la leva. Una volta sbloccato il cofano, veniamo qua davanti, troveremo una leva, in questo caso di colore giallo, che sposteremo a sinistra. Questo vi permette di aprire il gancio e tirare su il cofano. A questo punto, cosa molto importante e fondamentale, mettere in sicurezza la tenuta del cofano, altrimenti ce lo troviamo in testa, e mettiamo il gancio che trovate di serie direttamente su apposito foratura. Il liquido lavacristalli viene messo qua dove c'è questo tappo giallo. Qui potete procedere anche da soli, l'unica cosa, mi raccomando, utilizzate sempre i prodotti specifici di Fiat. Il tappo dell'olio è questo qua. Vi ricordo che l'olio viene sostituito sostanzialmente al tagliando di manutenzione. Il tagliando di manutenzione, per non perdere la garanzia, deve essere fatto i primi 2 anni ogni 15.000 km o comunque a cadenza annuale. Bene, abbiamo visto tutto l'esterno della nostra vettura 500X, andiamo a vedere gli interni. Bene, siamo all'interno della vettura. Per quanto riguarda l'accensione, girando la chiave una volta sblocco il quadro. Per mettere in moto devo premere anche il pedale del freno e girare la chiave. Ho messo in moto il freno a mano, è elettronico. Quando vedete la spia gialla accesa vuol dire che il freno a mano è in questo momento inserito. Importante, per toglierlo, oltre che premere in fondo il pulsante stesso, devo premere in contemporanea anche il pedale del freno. Viceversa, per inserire il freno a mano invece tirerò indietro il pulsante con l'accensione classica della spia che mi indica è stato ripristinato il freno a mano. Nel nostro caso specifico la nostra vettura ha un cambio automatico. Cambio automatico, ci sono 4
modalità di guida, premendo il pulsante che trovate dietro il cambio, ci spostiamo, va bene, sui vari step. P, partiamo da questa illuminata di verde. P indica il parking, la posizione parking è la posizione in cui deve stare la vettura al momento precedente allo spengimento del mezzo. R, quindi andiamo a calare, R è l'inserimento della retromarcia. Come avete visto in dotazione, la vettura in questione ha anche una telecamera posteriore oltre al sistema di sensori di parcheggio. La telecamera in questo caso si attiva mettendo direttamente appunto la retromarcia. N, la modalità folle, come troviamo sul cambio manuale, mentre spostandosi sull'ultimo step, come vedete la D, D è la posizione di drive, mi consente di poter viaggiare semplicemente premendo soltanto l'acceleratore o il freno. Spostandomi da questa posizione, spostando proprio il cursore sulla sinistra, e quindi vedete l'illuminarsi del più e del meno, inserisco un sequenziale e quindi, oltre a dare il gas, andrò a cambiare le marce io stesso. Il nostro modello di vettura è una 500X Sport, giusto appunto questo tasto che vedete sulla bandierina è la modalità, serve ad azionare a modalità Sport. Lo troverete solo su questo specifico equipaggiamento. Centralmente troverete due ingressi USB, mentre sulla parte destra troverete questo tasto P che attiva o esclude i sensori di parcheggio. Quanto riguarda i tasti della regolazione del climatizzatore, lo trovate nella console centrale. L'accensione avviene dal premendo pulsante centrale. La ruzzola del pulsante centrale vi consentirà di aumentare nello specifico o abbassare l'intensità della ventola. Qui si tratta di un climatizzatore bizona. Bizona significa che avete la possibilità di regolare i gradi sia dalla parte del guidatore, quindi sinistra. Come vedete, la regolazione dei gradi la faccio ruotando la ruzzola di sinistra per quanto riguarda il guidatore, sia la parte passeggero, la parte destra, ruotando nello specifico la ruzzola del cursore destro. Entrambe le, anche la gradazione della parte del passeggero può adattarsi e quindi sincronizzarsi al volere del guidatore, semplicemente premendo sync vi darà i gradi uguali alla parte del guidatore. A questo punto il guidatore comanderà ambo i lati. Pulsante AC è il pulsante che attiva l'aria condizionata. Spengendolo, il climatizzatore sarà soltanto ventola classica. Avete poi questi due pulsanti con i quali, quello di sinistra, attivate lo sbrinatore anteriore, quindi del parabrezza, mentre a destra lo sbrinatore dell'1.8. Troviamo questo pulsante che è molto importante, questo è il pulsante di attivazione o disattivazione del famoso start stop che troverete ormai su tutte le vetture. Nello specifico è sempre inserito lo start stop come aziono il motore. Io posso semplicemente escluderlo premendo il seguente pulsante. Il pulsante centrale aziona le quattro frecce. Mentre sul fianco destro abbiamo non un pulsante, ma questo è soltanto una spia, un indicatore, mi indica, giusto appunto su ON, che l'airbag del passeggero, quindi lato destro, è attivo. Andiamo a vedere il nostro infotainment, accensione. Il menu di base lo troverò in fondo allo schermo. Schermo è totalmente touch, quindi vado direttamente a digitare le funzioni premendo sullo schermo. Sono sul radio, lo spostamento e il cambio dei canali avviene premendo chiaramente sulle frecce. Con i media vado invece ad ascoltare il multimediale sia del telefono, a volta che l'ho abbinato, sia del, vedete, selezionando il supporto io posso andare a selezionare appunto la musica del mio telefono.
sia delle chiavette che inserirò dentro la presa USB. Nel nostro caso ne abbiamo due, come abbiamo visto in precedenza, e quindi lui mi indica proprio nello specifico USB 1, USB 2. Continuando, abbiamo il navigatore. In questo caso specifico la macchina è equipaggiata 500X Sport con il navigatore integrato. Sostanzialmente si tratta di un TomTom. La pagina Uconnect è sostanzialmente una pagina riassuntiva dove troverete tutte le app che trovate anche sul menu rapido. Passiamo adesso all'icona del telefono. In questa finestra possiamo associare più telefoni fino a un massimo di 10. L'associazione come avviene? Andiamo nello specifico. Cliccando vado su nessun telefono registrato, chiaramente la vettura è nuova, vado a registrare un telefono, quindi digiterò sì. La vettura a questo punto sullo schermo mi farà vedere, evidenzierà un PIN, va bene, in questo caso 1407. Per un attimo mi staccherò dal display della vettura, andrò su Bluetooth, importante, Bluetooth chiaramente deve essere sempre attivo, mi andrà a trovare il mio sistema, in questo caso Uconnect. Clicco sulla riga che riguarda lo Uconnect, il sistema trovato, e qui importante la fase di abbinamento, mi darà un PIN sia evidenziato sullo schermo del cellulare sia sullo schermo della radio. Se i due PIN combaciano, a questo punto le darò abbina sì e le darò conferma del completamento dell'operazione. Il volante può essere regolato sia in altezza che in profondità abbattendo la leva che trovate sulla sinistra, buttandola giù, e qui appunto potete alzarlo o andare in profondità a seconda della discrezione del cliente. Per ribloccarlo ritiro la leva in su. Sul volante, sulla parte sinistra, troverete i pulsanti che chiaramente riguardano il telefono, quindi pulsante verde serve a rispondere, pulsante rosso a riattaccare e quindi parlare in viva voce, il pulsante centrale invece serve a fare la chiamata in uscita vocale. Sopra troverete queste frecce, servono esclusivamente a muoversi all'interno del menu di bordo centrale che trovate, dove c'è il tachimetro e le varie funzioni della vettura. Sulla parte destra invece troverete il cruise control, la cui attivazione avviene premendo questo pulsante centrale seguito dal più. Il pulsante invece sotto il cruise control è lo speed limiter, limitatore velocità. Sulla parte sinistra troverete il quadro luci, bisogna ruotare direttamente da zero, sono i fari spenti, spostandosi a destra i fari di posizione e così i fari accesi. Questo pulsante è l'attivazione dei fendinebbia, il pulsante sotto si accende il faro di retronebbia, mentre queste due ruzzole che trovate accanto al quadro luci vi serviranno la prima per gestire l'inclinazione e l'altezza, quindi dei fari, mentre la ruzzola sull'estrema destra serve ad illuminare più o meno il quadro strumenti. Allora, abbiamo terminato la spiegazione di questa consegna virtuale della 500X, abbiamo visto. Per ulteriori informazioni potete chiamare i nostri numeri, consultare il nostro sito web o recarsi presso i nostri showroom. Un saluto a tutti!